tra le vostre attività, ho visto che addirittura avete creato una bicicletta in bambù. Progetto nato dalla volontà di creare un prodotto fatto a mano, un telaio di una bicicletta in bambù con ottime prestazioni. Parliamo di produzioni artigianali biodegradabili e lo facciamo con un ingegnere strutturista, CEO di Labù SRL, che è un progetto che ha messo insieme designer, makers, architetti, ingegneri, tutti insieme per creare alternative ai prodotti standardizzati utilizzando bioplastiche che derivano dagli scarti della lavorazione degli agrumi, dal bambù e dalla canapa e molto altro. Adesso lo vedremo, quindi è proprio il caso di dire beato lui, benvenuto a Filippo Condorelli. Ciao Filippo. Ciao Alessandro, grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi oggi. Quindi posso definirti un imprenditore di questo tempo, proprio perché le nuove generazioni, forse più di quelle passate, sono sempre più attente allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Lo prendo come un complimento, lo prendo come un incentivo soprattutto, perché è stata una scelta importante. Sì, mi sento un imprenditore, diciamo, del nostro tempo, perché mi pongo determinate domande sulla sostenibilità ambientale, me li pongo da tanti anni. Guarda, per mettere l'accento tra le vostre attività, ho visto che addirittura avete creato una bicicletta in bambù, no? Ci racconti? Sì, tutto nasce nel 2016 proprio con questo progetto, con il progetto della Movimento Unico, che era un progetto nato dalla volontà di creare un prodotto fatto a mano, un telaio di una bicicletta in bambù con ottime prestazioni, e da lì siamo partiti e la bicicletta ci ha davvero portato in giro. È così che un po' raccontiamo la nostra storia, perché è così che è andata. La bicicletta è stata quella che in un attimo riesce a far capire la potenza, diciamo, di questo progetto. Quindi diciamo che è un po' il vostro testimonial, no? Che adesso vi accompagna sia nel racconto che nella proposizione dei vostri prodotti. Infatti, raccontaci di che cosa producete. Portiamo avanti dei progetti come quelli che si possono vedere, per esempio, sul nostro sito. Sono delle lampade, degli oggetti di design di uso comune che tentiamo di portare nelle case delle persone, appunto anche per sensibilizzarle. Chi crede, diciamo, nel nostro progetto, gli piacciono i nostri prodotti, quello che facciamo e come lo facciamo soprattutto, parte di quel prezzo di quel prodotto ci dà la possibilità di riprodurre delle piantine di diverso tipo, che poi noi affidiamo a delle associazioni, a degli enti no profit, che poi le custodiscono a tutti gli effetti e permettono che quella piantina un giorno diventi appunto una foresta, e quindi andrà a produrre il suo ossigeno e andrà ad immagazzinare il nostro nemico, diciamo, comune, che è appunto la CO2. Ma quindi per garantire anche la materia prima bisogna fare attenzione alla riforestazione, a piantare ad esempio il bambù. Sì, piantiamo il bambù, lo gestiamo, e siamo stati tra i primi a portare avanti un progetto di sperimentazione. Abbiamo fatto un campo sperimentale dove abbiamo messo in campo 10 diverse specie di bambù adatte alla produzione di legname da opera, e abbiamo ottenuto i nostri risultati e ci riteniamo grandemente soddisfatti per questo esperimento che abbiamo portato avanti. Guarda, quando parlo con gli innovatori, no, siccome fanno qualcosa che non è mai stato fatto, molto spesso si trovano davanti dei detrattori, no? Cioè quelle persone che cercano di buttarla un po' più tutto in vacca, dicendo non è possibile, non si può fare, pensate a un lavoro serio, no? A te è capitata questo incontro? Guarda, mentirei se ti dicessi che non ne ho incontrati. È ovvio che ci sono stati. Le ho sempre viste come delle critiche costruttive che ci hanno poi, all'inizio mi facevano arrabbiare, non te lo nego, però poi ho visto, diciamo, il lato positivo, perché non sempre ti arrivano delle critiche che poi davvero ti fanno crescere, però alcune sì. Ultima domanda proprio secca: la Bu tra 5 anni? La Bu tra 5 anni, bella domanda. Sì, la immagino nell'ambito del design, della prototipazione,
Nell'ambito della bioedilizia, per esempio, dove in questo momento sta interagendo molto con uno studio di progettazione, e stiamo lavorando veramente molto bene e ci sono delle ottime possibilità, quindi sì, secondo me è la bioedilizia, per esempio, l'ambito in cui il bambù potrà esprimere il massimo. E quali sono le coordinate per conoscervi in modo un po' più approfondito? Ci potrete trovare su Instagram, su Facebook, un po' su, diciamo, sui social convenzionali, e abbiamo il nostro sito, su cui da poco è attivo il nostro e-commerce, su cui, diciamo, noi non diciamo consumatori né prodotti, ma per noi è sostegno nei confronti di un progetto che speriamo vada avanti e produca un bel indotto positivo e tanto verde. Grazie a Filippo Condorelli, CEO di Labu SRL. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento al prossimo racconto di innovazione qui sul fattoquotidiano.it per conoscere il prossimo protagonista e poter esclamare beato lui o beata lei. Grazie Filippo, arrivederci. Ciao.